questo punto la parola a Luca Lopinto e a Cesare Pietro Justi, che hanno un tavolo anche questo pieno di grandi responsabilità, perché è un tavolo nel quale affrontiamo appunto anche la responsabilità dell'artista rispetto alle generazioni future attraverso l'insegnamento. Quindi cedo la parola a Luca Lopinto e a Cesare Pietro Justi. Non so chi di voi due preferisce forse introdurre prima Cesare. Grazie. Cesare, vuoi dire te qualcosa? Vai tu. Grazie Marcella, prima di tutto appunto questo secondo tavolo rispetto al discorso sulla performance tocca due aspetti, quello dell'idea del concetto di trasmissione e di insegnamento e ho la fortuna di dialogare appunto con Cesare che ha fatto e fa da ponte tra queste due sessioni, Eva Frappiccini, Marcello Maloberti e Italo Zuffi. Credo in generale rispetto al rapporto tra le istituzioni, i musei e le pratiche performative, oggi è interessante vedere come però, le pratiche artistiche si stanno sempre di più direzionando verso la dimensione di ibridazione, cioè quella sorta di quello che in inglese si viene definito, no? Questo in-betweenness. E mai come prima i musei stanno dimostrando un interesse sia nel collezionare questo tipo di pratiche, ma anche nell'esporre. Pensiamo a grandi musei come Whitney o Tate hanno recentemente aperto degli spazi dedicati solo alla performance, all'immagine in movimento, ma oggi anche il termine performance forse è anche riduttivo perché appunto ci sono artisti che ad esempio si relazionano ad esempio all'immagine in movimento, al cinema in un modo anche quello molto, molto, molto ibrido e quindi che in alcuni momenti può essere anche associato alla performance o istituzioni, penso anche al caso del macro, l'idea su come ho impostato il museo è cercare di applicare una dimensione performativa non solo più all'opera, ma sia alla mostra che al museo stesso. E, come sappiamo, tradizionalmente la performance o comunque le pratiche più performative non erano considerati non collezionabili o comunque molto complesse da essere collezionati e c'era soprattutto negli anni 60 e 70, come anche Pistoletto prima ha detto, c'era anche una dimensione politica, quindi c'era un'idea anche di disconoscere il mercato e quindi far sì che queste opere ci fosse una dematerializzazione dell'oggetto, comunque un modo di abdicare la produzione di un oggetto, mentre oggi assistiamo paradossalmente a un momento dove le istituzioni quasi tendono a abbracciare quello che era una forma di resistenza, oggi è diventato appunto una forma espressiva che ai musei quasi, che ai musei, alle gallerie, ma che al sistema dell'arte quasi fa gioco. E molto spesso c'era anche il discorso della trasmissione che affronteremo in questo tavolo, è legato anche all'idea di come può sopravvivere un lavoro, anche a prescindere dalla presenza dell'artista. E quindi oggi molti artisti, soprattutto quelli che lavorano con il corpo, io ho fatto recentemente, ho lavorato con Simone Forti, uno dei più grandi artiste, coreografi, che proprio lavorano con il loro corpo e col movimento, e quando il MoMA ha acquisito una parte delle sue dance constructions, ha costretto Simone a, come dire, a porsi le domande rispetto al proprio lavoro che mai prima avrebbe mai immaginato di porsi. E quindi questo aspetto credo interessante. Qual è cioè la vita di un'opera dopo
dopo che l'artista appunto non c'è. Quindi spesso ci si ritrova a lasciare una sorta di partitura, dei protocolli. E in alcuni casi questi protocolli o questi documenti, questi certificati sono stati anche feticizzati dal mercato, quindi è anche, se vogliamo, quello che è stato considerato un po' il fallimento dell'arte concettuale negli anni 60 e 70, e anche la performance, che poi in fondo il documento è diventata l'opera. Quindi, come dire, son tante questioni. Credo che oltre all'idea di trasmissione c'è anche un altro aspetto molto interessante, come un museo deve conservare, collezionarsi e prendersi cura di qualcosa che non è un oggetto, e quindi qualcosa che non ha che non è materia, quindi è un qualcosa che è destinato costantemente a essere riformulato. E certe volte l'artista deve anche, vuol dire, concepire l'esistenza di un'opera, appunto, a prescindere da una sua presenza, nel caso di, ad esempio, di performance dove l'artista stesso a performare. E in questo tavolo, ad esempio, Cesare o Italo molto spesso sono i protagonisti, sono loro stessi a performare, mentre nel caso di Marcello è più un regista delle sue performance. E quindi l'idea di adesso di lasciare la parola a Eva, Marcello, Italo e Cesare, cercando di raccontare magari uno o due lavori che ritengono interessanti rispetto a questi temi. Ovviamente il tempo è molto, molto, molto stretto, e quindi lascerei subito la parola a Eva, che so che deve poi prendere un treno e quindi ha una fretta particolare. Sì, anzi saluto innanzitutto tutti, chi ci ascolta, anche se non è visivamente, non vediamo il volto, e colgo l'occasione appunto per salutarci, perché in questi 2 anni non è stato spesso possibile vederci. Allora, io faccio naturalmente la premessa, sono stati toccati tutta una serie di argomenti da Francesca, da Bartolomeo su, e dagli altri speaker, anche dallo stesso Michelangelo Pistoletto sulla mente collettiva, che a me interessa molto. Ma in generale quello che volevo dire è che la difficoltà che si ha oggi nel fare performance, io per esempio lavoro all'interno nel mio lavoro, inserisco, non sono mai presente, ho fatto la regia di performance, adesso stesso sto lavorando con una serie di artisti che vengono al teatro danza, e quindi anche io cerco di fare la regia, e c'è anche il problema dell'ibridazione tra le arti, perché come sappiamo a livello anche non solo di sistema di mercato dell'arte, ma anche di trasmissione appunto di ricerca accademica, eccetera, c'è un problema di incasellamento, no? Anche delle tecniche performative. Io ho studiato in Italia, ma ho anche un dottorato in Inghilterra, per cui faccio un po' la tara tra questi due sistemi completamente diversi, e quello anglosassone e quello italiano, e quello delle accademie italiane, e sappiamo, è molto fermo in questo senso di incasellamento, pittura, scultura. Lo stesso Italo insegna scultura, insomma, non c'è tra l'altro una declaratoria chiara e non c'è una cattedra piena. Non so se, insomma, prima abbiamo citato Fabio Mauri, che era un docente di estetica, non erano docenti di arti performative, e anche perché la cattedra di arti performative non c'è una cattedra piena, ci sono corsi co-co-co nelle accademie italiane, ma non c'è una cattedra, non si rende disponibile. Sotto la declaratoria di APPR 36, scusate la noiosità, ma spesso il sistema italiano, quando si va a vedere cose noiose, sono le cose concrete. È APPR 36, tecniche per le formative per le arti visive, e sotto questa ci sono anche i corsi di tecniche di produzione videoteatro, video installazione e installazione multimediale, per esempio, sotto questa. Quindi in realtà tutti questi corsi sono sotto la stessa declaratoria, e nonostante questo non c'è una cattedra piena su questa cosa. Quindi per dire quanto siamo indietro nel riconoscere a livello istituzionale
anche queste arti come arti che possono far parte, insomma, come fotografia, pittura, scultura, eccetera. E quindi questo è un po' per dire un po' il panorama. E io sono qui soprattutto per parlare di quella che è la mia esperienza e io penso che la cosa che mi interessa di più è l'ibridazione appunto tra le arti, per cui io sono interessata a collaborare con performer, con musicisti di musica elettronica particolarmente, ma non solo. E uno dei progetti che ho portato avanti in 10 anni è stato un progetto di partecipazione del pubblico, quindi è un progetto effimero che è stato installato per 10 anni in vari musei, Castello di Rivoli, la Yorkshire Scottish Park in Inghilterra, Kim, Riga, e ha girato Dubai, Bogotà, a proposito di mente collettiva, e dove si chiedeva alle persone di entrare in contatto con una mia installazione. E voglio condividere con voi questa, se riesco, condividere un attimo lo schermo brevemente, perché così è più facile vedere. E adesso sto lavorando alla restituzione di questo progetto di raccolta di sogni. Ho raccolto 2200 registrazioni di testimonianze di sogni di persone, quindi ho incontrato personalmente, ho le voci, gli audio in varie lingue di queste persone. Sto lavorando a un progetto in collaborazione, appunto, come vedete, con coreografie di Daniele Ninarello, che Bartolomeo conosce bene perché l'ha invitato al Maxi, ed è un performer bravissimo e diversi performer nei costumi del Teatro della Tosse, il design di un designer con cui collaboro spesso. E questo progetto è sostenuto da Compagnia San Paolo, ha vinto solo una selezione, un bando, e quindi sarà all'interno anche qui di un festival di musica elettronica che però fa anche arti performative, che è il Festival Elettroparco di Genova, all'interno del Festival Interplay di Torino, che è un festival di teatro danza. Quindi questo come lo definiamo? Non si può definire, cioè le arti invadono festival, invadono diversi luoghi, chiaramente. Questo è un po' quello che sarà, dove sarà Porta Siberia a Genova, schippo perché non c'era più il tempo. Ed è un'installazione multimediale, tra l'altro, in cui la performance si svolge di fronte all'installazione multimediale, con quattro schermi che vanno asincroni e sincroni, quindi anche qui ritorna il discorso dell'installazione multimediale e della performance. Faccio solamente questo, io sto rielaborando questi sogni e in qualche modo lavoro sul tempo, perché il tempo accomuna tutte queste arti, il tempo della performance, il tempo della registrazione di un sogno, del riascolto di un sogno, il tempo di quando sono stati registrati, perché molti sono stati registrati durante le elezioni al Cairo, durante la Brexit, sono state registrate in varie parti del mondo, tra, insomma, come ho citato già prima, e in più c'era il discorso di incontrare personalmente, di farle entrare nello stesso spazio. Questo è solo per darvi un esempio. Però, al di là di tutto, oggi volevo soprattutto ritornare al discorso. E questo è il tema di oggi, è soprattutto ritornare al discorso di che come non si possa incasellare l'arte performativa, le arti performative, questa pratica, e che come siamo ancora un po' indietro nel cercare di far trasmettere delle pratiche artistiche, perché noi stiamo adesso parlando di pratiche artistiche. Quindi noi artisti dobbiamo soprattutto affrontare il discorso delle pratiche artistiche. Quindi credo che sia importante far capire ai ragazzi che è giusto dare una mappatura per quanto le categorie devono essere sempre aperte. E questo io invito anche le istituzioni a considerare ancora aperti questi canali, perché dovrebbero essere in continua evoluzione, in continua trasformazione. Spero di non aver preso troppo tempo, mi sono. Grazie, grazie Eva. Io passerei a Marcello e Marcello gli chiederei di parlare di due aspetti. Uno, appunto, di come si relaziona il suo lavoro rispetto all'idea dei lavori appunto più performativi di come essi sopravvivono, nel senso, in alcuni casi sopravvivono sotto forma di documentazione, quindi con una presenza oggettuale, ma
ma altri appunto sono, hanno un elemento ancora più effimero. L'altro aspetto è quello dell'insegnamento, in quanto tu, Marcello, hai studiato con Luciano Fabbro e da molti anni insegni a Naba questo, e quindi hai avuto anche una continuità nell'insegnamento e quindi ecco, mi interessava che parlassi di questi. C'è una doppia idea di trasmissione, una è una trasmissione di conoscenza e l'altra è trasmissione intesa come si può tradurre un'opera che nasce in certe condizioni e che poi è destinata a, come dire, a esistere anche a prescindere da te. Questo mi interessava. Va bene. Sono due domande molto precise. Allora io farei vedere le immagini, così nel vedere le immagini spiego anche qual è il lavoro che poi rimane dopo o alcuni proprio che invece non potranno più esistere, no? In futuro, quindi ci sono delle performance che naturalmente possono essere riadattate, rimesse in gioco anche dopo la mia vita o anche in futuro. Ce ne sono alcune invece che non possono essere più ripetute. Quella che non può essere ripetuta o vabbè, si può ancora rifare alla quadriennale, però voglio dire, avrebbe meno senso, è questa performance a cui io tengo molto, che ho invitato Ninetto Davoli alla quadriennale a Roma a stare su un palco e a fare il baciamano al pubblico. E mi piaceva l'idea che il pubblico diventava parte del lavoro, cioè il pubblico diventa protagonista, diventa performer quanto Ninetto Davoli. Per me Roma rimane sempre nella mia testa, comunque un po' per tutti, anche perché ormai è un'icona Pierpaolo Pasolini, e alla quadriennale mi sembrava bello che lui, come un divo del cinema, come se fosse lì per prendere un premio, desse semplicemente un saluto. Roma saluta Roma. Però in questo caso con Ninetto Davoli avevo comunque pensato che non doveva essere un lavoro commerciale, quindi non c'è nessuna foto vendibile, non c'è nessun video, rimarrà la memoria di questo gesto. Infatti uno degli aspetti importanti della performance è il racconto. Dopo che è successo, qualsiasi performance succeda, dopo c'è il racconto della performance, l'oralità. Infatti uno degli aspetti a cui tengo molto è l'oralità, cioè il dopo c'è come una sorta di fatto che viene spiegato e ognuno di noi lo spiega a suo modo ed è questo anche uno diciamo, degli aspetti più belli della performance, cioè l'idea che comunque rimane sempre aperta nel racconto. Quindi questa è già una performance che difficilmente potrà essere rifatta. Marcello, scusa se ti interrompo, per quale motivo questa, ad esempio, è una performance per te che non può essere, No, come dire. senti, in futuro, Ninetto Davoli c'è ora, però metti tra 30 anni, 40 anni, sfortunatamente non ci sarò più io. Cioè, come io non amo, non so, alcune azioni, non so, per dirti, rifare Pierpaolo Pasolini, che era una performance stupenda di Fabio Mauri, vista sulla camicia, diciamocelo chiaramente, non è la stessa cosa. Quindi io alcune performance non le rivedo rifatte, come non trovo neanche meravigliosamente belle le performance rifatte di Marina Abramovic. Cioè, non è la stessa cosa. Io penso che oggi come oggi, oggi nell'incontro è giusto anche essere chiari. Cioè, la performance ce ne sono alcune che ha senso. Quelle di Simon Forti è tutta un'altra storia. Quindi il rifarle ha un senso. Alcune sono anche belle, che sono dei fatti, che sono vissuti
così intensamente, è stato per me una delle performance più belle che abbiamo fatto, questa di Baciamano. Il titolo viene da un'opera scherzo di Luciano Fabbro che bacia Carla Lonzi negli anni 70. Io ho unito in modo, non so come, ma nella mia visione mi sembrava bello che Fabbro desse un bacio nelle mani come un saluto regale a Carla Lonzi. Quindi ho unito questi due aspetti. Qua diventa difficile, uno anche il luogo, cioè il luogo determina alcune volte l'azione, alcune azioni infatti vengono collezionate dagli stessi spazi museali, come quello che ho fatto, l'azione che ho fatto al Pecci a Prato è nella collezione del Prato, è di Prato, quindi ha un suo senso. Cioè, per me il luogo è l'opera che hai fatto per il Museo di Prato. Esiste sotto quale forma? Sotto una allora, forma esiste, di protocollo? Allora, adesso ho preso come esempio quello più estremo, che è quello di Nineto Davoli, che non è comunque è difficile da poter rifare. Questo si può rifare perché ho scritto una sorta di statement, quindi questo si può rifare. Da questo lavoro ho creato un video opera e delle foto opera. Quindi il Pecci ha le foto opera che vediamo, che sono queste, è un trittico dei libri distrutti e il video opera. La performance, per come la vivo io, amo di più la parola performatività. Cioè io penso che così, insomma, lo stare tra le cose che mi piace a me. Infatti questa performance praticamente è stata fatta non in una stanza ma in tutto il Museo del Pecci. Quindi in questo caso con lo statement si può rifare, e in questo caso mi piaceva l'idea che il suono nello sbattere per terra questi libri che diventano delle sorte di bombe fanno suonare il pavimento stesso del Pecci, creando un suono e un'atmosfera veramente intensa. Ed è durata mezz'ora, i libri distrutti. Mi piaceva l'idea di entrare nella collezione, cioè tra la collezione. Loro in ogni stanza c'erano tre performer che sbattevano in continuazione i libri, creando un suono molto intenso, e praticamente io stavo tra la collezione, creando la mia collezione, perché i libri di arte antica sono le vere bombe del futuro, cioè il fatto di dare importanza all'arte del passato. In questo caso foto, video e anche l'idea di poter ripetere la performance. Questo è importante, ma non in tutte, ecco. In alcune è possibile, in alcune non è possibile. E a livello invece sul secondo punto dell'insegnamento, la tua esperienza? L'insegnamento, allora io praticamente dico la verità, porto avanti ormai da quando sono uscito dall'Accademia di Brera, ho avuto la fortuna di avere Fabbro come insegnante, porto avanti sia l'insegnamento che il lavoro mio dell'artista creando esposizioni in Italia e all'estero. Però non è che sono divise, quando insegno, i miei studenti lo sanno, è una performance orale, perché comunque il dividere il Marcello artista dal Marcello insegnante è impossibile. L'insegnamento che io porto avanti, io sono contento sinceramente che non ci siano delle cattedre di performance, perché la performance è sempre tra le cose, è quel sangue in aggiunta per la scultura, è il sangue in aggiunta per l'architettura, io se devo simboleggiare la performance la posso figurare nella lettera E, performance e moda, performance e architettura, performance e teatro, performance e cinema, performance in sé è una disciplina antidisciplina,
E in questo caso con i miei studenti cerco di parlare pochissimo di me e tanto degli altri, perché già ci sono tanto io e quello che io cerco di insegnare è proprio trovare il verbo all'interno della scultura, trovare il verbo all'interno dell'oralità, all'interno dell'installazione, cioè la performance è dentro ogni cosa. Infatti non è a caso che adesso si parla un po' meno di performance e più di live installation, cioè sono delle situazioni da vivere, quindi anche l'oggetto ha sicuramente poi un'importanza. Io penso che tutto quello che è attorno alla performance è opera, non divido documento da, cioè ogni cosa ha un valore e la performance è la vita stessa, quindi come fai a chiudere tutto nel recinto, ecco. Quindi con gli studenti si parla molto diciamo di come viene visto il corpo oggi, cioè io la performance è all'interno del lavoro mio fino dagli anni 90, cioè il corpo è il soggetto del lavoro mio, non è un caso che ogni tanto arrivi. Quindi, non so, da mia nonna sotto il tavolo, mia madre e mia nonna vestite con le tovaglie, e io cerco di parlare a loro di un corpo più collettivo. Io non amo tanto, ma è una cosa forse un po' mia, del performer artista, perché trovo che negli anni 70 è stato così sacralizzato, così diciamo sviscerato, che il corpo collettivo è per me il corpo di oggi, cioè è un corpo praticamente, come dico io, il pubblico è il mio corpo, cioè io l'immaginazione mia è così alta, penso che il mio corpo non basti nel poter gestire all'interno della visione, ecco. Quindi il mio insegnamento è più di performatività, quindi e dalla cattedra sono usciti degli artisti anche che adesso espongono, faranno anche la Biennale di Venezia quest'anno. Insomma, io sono uno che... È diventato un antico maestro. Beh, Fabbro è sicuramente l'antico maestro, la fortuna. No, sai cos'è? Che poi una cosa che a me piace è la memoria. Cioè io lo devo ricordare, se no mi perdo nella strada. Cioè, io ero presente nel libro Arte torna arte, che per me è una Bibbia che viene letta dallo studente, perché anticipa tutti i problemi. Cioè, perché alcune volte confondo, e ne parliamo con lo studente, alcune volte si confonde la pubblicità di Balenciaga con con una performance di... Cioè, siamo in un momento che la performance vive comunque delle grandi problematiche, nel senso che questa confusione che si sta creando all'arte non faccia bene. Io penso che fare arte, e l'arte deve alzare molto il tiro. Cioè, abbiamo un potenziale molto forte e ci stiamo un po' prendendo delle aspirine che dobbiamo alcune volte... No, perché sto parlando della performance, che ogni volta che esco dall'aula avrei voglia di spaccare. No, cosa? è un momento di confusione che può essere anche produttivo per alcuni aspetti, rispetto anche a quanto dicevi di come oggi, ad esempio, la moda sta... No, sta... ma non dico... Ma figurati, io vado alle sfilate di moda, voglio dire, non, lo so. Però l'arte, oltre a mischiarsi, deve anche capire, no, perché il libro anticipa tutte queste problematiche, quindi io non posso non citare, ma non che non mi piace Balenciaga, voglio dire. No, ma non era Balenciaga, voglio dire, però sono due cose chiaro, che abbia, cioè voglio dire, l'ultima sfilata di Balenciaga, a me mi pizzica, perché ho la for Eliasson, voglio dire... No, nel senso che penso che se oggi dobbiamo parlare di performance, dobbiamo parlare della forza che ha la performance, che è molto più alta di quello che noi vediamo.
Quindi io vorrei che gli strumenti che noi abbiamo, e sono tanti, no, preferisco dire delle martellate, perché visto che adesso avrò la mostra in triennale, cioè nel senso che la guerra e la pandemia ci deve portare a noi a dirci più chiaramente che va bene la contaminazione, perché la performance è questo, ma figurati, io non ho nessun problema, non è per me nulla, semplicemente dico che la performance è molto più potente. Chiaro. Marcello, purtroppo il tempo c'è veramente nemico, quindi... Quando inizio, sai, avendo la cattedra da 20 anni, io parlerei e mi dovete scusare. Io spero di aver messo dei... insomma, hai martellato nei punti giusti. E parlando di Luciano Fabbro, dell'importanza della sua cattedra appunto a Milano a Brera, darei la parola a Italo, che appunto tra l'altro lui insegna proprio a Brera, oltre a insegnare a Bolzano, e ad esempio la Pratia Italo è per alcuni aspetti è legata alla performance, ma non esclusivamente, appunto tutti i suoi lavori sono, come dire, accomunati da una dimensione performativa, e quindi anche nel caso, nel tuo caso Italo, non so se volevi citare un lavoro, come ha fatto anche Marcello prima, che potesse essere anche, potesse dare gli spunti di riflessione rispetto a questo, ai punti, no, che stiamo discutendo, o semplicemente o intervenire rispetto a quanto è emerso da quanto ha detto Eva e Marcello. Ok, buongiorno a tutti intanto, grazie di questo invito, e anche mi fa piacere avere questa possibilità di stare in mezzo a così tanti colleghi oggi. No, io farei una piccola presentazione, se posso, un accenno alla mia pratica, la parte, diciamo così, performativa, e quindi andrei a condividere lo schermo. Ecco qua. Sì. Ok, io ho, diciamo così, proprio un accenno, diciamo, al mio lavoro di performance. Giustamente Luca ricordava che non tutta la mia pratica è, diciamo così, azione dal vivo, è fatta anche di scultura, di scrittura e anche di performance. Questo è un lavoro del 2016, Poesie doppie, in cui ero, diciamo, in azione assieme a un altro performer. Questo è l'inizio del lavoro, in cui in pubblico mostriamo in qualche modo di essere così assonanti rispetto all'azione che andremo a fare, cioè siamo in qualche modo in accordo, di noi non c'è ostilità, quindi beviamo un bicchiere di grappa e poi iniziamo l'azione. L'azione è un'azione di trascinamento, dove la persona che mi accompagna in questo lavoro rimane in piedi, io sono aggrappato alla gamba e lui mi trascina da una parte all'altra della stanza. E quello che io faccio mentre mi trascina è recitare a memoria alcuni testi che io ho scritto. Quindi ho un microfono e tento questo esercizio di memoria, di tenere a memoria, di recitare a memoria questi testi, mentre lui appunto mi sposta, cerca di liberarsi dalla mia presa, dalla parte all'altra della stanza. Questa è una clip delle prove, quindi qui siamo senza pubblico e anche l'illuminazione è bassa, ma così dovrebbe dare un'idea di quella che era l'azione.
Questo invece è un lavoro che sto portando avanti dal 2013 assieme a Margherita Morgantini ed è un collettivo, un progetto collettivo che a volte include anche altre persone, ma sostanzialmente il gruppo fondato è la fondata, appunto si compone di me e di Margherita. Pavel un Pavel, così si chiama. E ogni, diciamo, invito noi rispondiamo con un'uscita che si va ad aggiungere alle uscite precedenti. Questa era la uscita numero 9 del 2019, presentata a Biennolo a Milano. In questo caso noi abbiamo chiesto a una performer di interpretare un'azione legata alla bandiera polacca, che è un po', diciamo, il luogo di fantasioso d'origine di questo, di questa coppia di Pavel. Vedete sulla parete una lastra di vetro su cui è appoggiata, cioè che contiene un adesivo dell'aquila reale polacca, e ha due secchi di pittura bianca e rossa con cui, diciamo, di cui si compone la bandiera polacca stessa. E questa persona si è presa un tempo, diciamo, per lasciarsi trovare un proprio agio rispetto all'azione, e l'azione era questa, diciamo, di passare continuamente, di togliere continuamente le due tinte che compongono la bandiera, quindi il bianco e il rosso, in un processo continuo di scioglimento di queste tinte, sempre verso la trasparenza. Italo, ad esempio, questa opera è stata concepita per essere ripetuta, reiterata o no? Sì, assolutamente. Segue un protocollo, sostanzialmente. Sì, questa può essere ripetuta perché, diciamo, queste azioni si compongono di istruzioni e di oggetti di scena e quindi possono essere, questa in particolare può essere ripetuta. Questa in realtà era già la seconda volta che la ripetevamo, era stata presentata, mi sembra, un paio di anni prima in un'altra, all'interno di un altro evento. Quindi qui ecco che stende il colore bianco, ma e poi lo toglie, lo metterà il rosso e poi lo toglierà. Quindi questa bandiera in realtà rimane sempre trasparente, sempre slavata. Sempre lavata, sempre sciolta. E poi, diciamo, quello che si accompagna ai nostri lavori è sempre un timbro. Questo è un dettaglio, Pavel un Pavel. La data è appunto l'uscita numero 9 o 10 o 11, quello che è. Pavel un Pavel, Euro sarebbe scritto in basso. E qui, diciamo, mi introduco un po' al tema anche del nostro tavolo, che è appunto quello della relazione con gli studenti. E appunto accennava Luca al fatto che ho insegnato all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila in un corso di tecniche performative e di scultura. Sto per iniziare adesso l'insegnamento, perché da quest'anno sono trasferito, e ho un insegnamento anche in corso sulla performance all'Università di Bolzano e uno che ho ottenuto dal 2011 al 2020 alla Reale Accademia di Belle Arti dell'AIA, dove appunto ero invitato a tenere il laboratorio di performance. Questo lavoro fatto con gli studenti nel 2018, ve lo mostro. Questa era la nostra locandina. Animali totemici, il titolo del lavoro. E il lavoro, diciamo, era una collaborazione con la scuola di scultura, dove ogni studente era stato invitato a realizzare il proprio animale totemico. Non solo, ma anche pensare a un'offerta da lasciare davanti all'animale stesso. Quindi hanno lavorato con la ceramica, e questi erano i momenti in cui i lavori venivano presentati al pubblico. Il pubblico entrava in questa stanza, aveva un tempo di 3 minuti massimo per muoversi attorno e esaminare, insomma, diciamo così, stare con questo lavoro e anche con l'azione. Gli studenti in questo caso erano anche dei performer, cioè era stato chiesto di rimanere abbastanza concentrati e immobili davanti ai propri lavori, ciascuno davanti al proprio lavoro. Quindi sempre l'animale e questo vassoietto con un'offerta all'interno. Un altro lavoro realizzato sempre all'Aquila,
nel 2018 il titolo di questo progetto si chiamava Azione Armi, invece è realizzato all'esterno dell'Accademia, quindi nella piazza d'armi della città. È realizzato in questo caso con i corsi di performative nel suo insieme, quindi quell'anno era, lo tenevo assieme a Margherita Martini, che stava insegnando all'Aquila. E mostro questi lavori anche pensando a questo festival di cui parlava Bartolomeo Petromarchi in apertura performative, al quale abbiamo collaborato l'anno scorso con un'enorme soddisfazione per essere riusciti anche a coinvolgere un gruppo di studenti della nostra ormai ex accademia. Ma gli studenti erano attivi e hanno partecipato anche a quel festival. E, beh, vediamo l'immagine di questo altro progetto. Esatto, appunto nel 2018, in questo caso il luogo del mercato della città di L'Aquila. Hanno progettato i loro interventi e il giorno appunto prefissato a maggio abbiamo spostato le nostre azioni in questo luogo, un luogo pubblico. Dopo che sono stati prima approvati, prima pensati, prima progettati, poi eseguiti, confusi, diciamo così, tra le persone che andavano al mercato. Qui c'è scritto offerta, scambia una cosa che possiedo per qualcosa che possiedi tu. E su questo interromperei la condivisione. Italo, prima di lasciare la parola a Cesare, interessa capire a te, nella tua esperienza con le istituzioni, artisti, quindi intesi con i musei o anche collezionisti, e le istituzioni educative come l'università e le accademie, quali sono secondo te i punti più critici o più problematici che hai trovato rispetto appunto ai lavori più performativi, che quindi in quanto tali rispetto ad altri dove c'è una forma di linearità rispetto a quello che è l'output dell'opera, hai visto o hai riscontrato se ci sono degli elementi. Sì, è una domanda. O contraddizioni anche. Sì, criticità. No, diciamo che la cosa. Criticità non saprei sinceramente, cioè in questo momento vedo che c'è questa grande attenzione per la performance e io penso che sia necessario continuare a lavorare, soprattutto a livello formativo. Per quello che ho trovato spesso è come gli studenti chiedessero a se stessi, ma anche al docente, ai docenti, di osservarsi in un luogo di relazione di cui sono poco consapevoli ancora. Cioè riescono a fare un passaggio, a compiere un passaggio a volte veramente straordinario, è quello di interrogare il proprio corpo nelle sue relazioni. Ripeto questo perché per me è un po' la sintesi del lavoro visto e fatto con gli studenti fino a questo momento. E per me la performance dal punto di nuova informazione è un momento molto importante e necessario. Sono d'accordo con quello che diceva Marcello, che diciamo, è un momento di grande confusione anche per noi artisti, che adesso non sono esattamente sul pensiero, ma diciamo, io uso quello che lui ha detto per sviluppare un mio altro pensiero, che perché si è, diciamo, moltiplicato enormemente il pubblico. Diciamo, continuamente siamo soggetti a essere visti, no? O a vederci tra di noi. Questa cosa anche probabilmente crea uno stato di crisi e di tensione anche nella pratica performativa, sulla quale occorrerebbe probabilmente interrogarsi o trovare un momento di maggiore, diciamo così, analisi. Però quello, ecco, forse la criticità io la vedo rispetto al mezzo nel suo insieme. Perché quello che diceva anche
all'inizio, credo Marzia, mi sembra. Se la performance si dà quando, se la performance si dà quando c'è un pubblico in relazione all'esecutore, noi abbiamo adesso una costante presenza di pubblico che cerca qualche tipo di manifestazione, quindi forse il nostro ambito di lavoro si è un po' miscelato, un po' confuso rispetto a questa richiesta. Che poi è interessante perché le performance più celebri nella storia dell'arte sono quelle che poi hanno avuto meno spettatori o meno pubblico e quindi sono sopravvissute più in una forma orale o con pochissima documentazione, che ha creato anche quest'aura intorno, e questo aspetto anche interessante rispetto alla sovrapposizione oggi di immagini e di documentazione che abbiamo istantanee delle opere o delle pratiche più performative. E passerei la parola a Cesare, che è anche interessante in quanto Cesare è un esempio di qualcuno che non ha studiato arte ma è laureato in medicina e quindi anche questo è il discorso della formazione, no, avere un'educazione non specializzata certe volte può anche, come dire, favorire sguardi e punti di vista altri che contribuiscono anche, cioè, non sempre, però appunto offrire nuove letture rispetto all'arte, ma anche all'insegnamento. Ad esempio, credo il discorso di Cesare è importante, sia la sua esperienza di docenza all'interno dell'Accademia, ma anche fuori, e quindi un'idea di educazione, se vogliamo, anche altra, che è più vicina all'idea di laboratorio, quindi il concetto di laboratorio in sé ha proprio un'altra storia, un altro tipo di protocolli o antiprotocolli rispetto a quelli istituzionali. E diciamo, con Cesare mi interessava anche sentire la sua opinione rispetto anche al suo vissuto da artista, ma anche da osservatore, proprio su questo punto, nel senso che se negli anni 60 e 70 la performance era tra i tanti linguaggi forse quello più che aveva caratterizzato un'idea anche di resistenza, come dire, di resistenza verso a tutta una serie di dinamiche o di strutture che contraddistingueva il mondo dell'arte, in particolare il mercato, perché nel tema della performance, del collezionare e esporre il performance, molto spesso molte questioni nascono dall'esigenza di seguire le regole, prima di tutto sono dettate dal mercato, e quindi questo costante desiderio di feticizzazione che poi arriva anche ad accettare l'acquisizione di un artista come Tino Segal, che rifiuta la produzione, no, perfino di un contratto, di un documento, consapevole, come dicevamo prima, che poi gli artisti concettuali avevano fallito, in quanto poi lo stesso documento, lo stesso certificato, lo stesso protocollo che anche Italo accennava prima, poteva essere venduto. E oggi, se pensiamo agli ultimi anni, abbiamo dei padiglioni, penso alla Biennale di Anne Imhoff o l'ultimo padiglione lituano, e quindi sembra quasi che come dire, questi sorta di constructed situations, come le chiama Tino Segal, questi eventi installati, questa forma ibrida di dimensione, appunto, che definirla performance, come dicevo prima, è riduttivo, e quindi bisogna anche trovare dei nuovi termini o delle espressioni più ampie, sono diventate quasi una norma, nel senso sono richieste. Perché c'è un discorso anche di esperienza, questa idea, no, di immersività, che il cui pericolo è anche che diventa una forma altra di intrattenimento, di un intrattenimento intellettuale, ma più vicino all'intrattenimento piuttosto di una forma di linguaggio, di una pratica che tende a mettere in crisi un qualcosa, perché poi se pensiamo anche all'arte povera, un lavoro come quello di Anselmo, che prevede la sostituzione di un'insalata sempre fresca, in sé è un'opera apparentemente, se vogliamo, classica, ma che risulta per un'istituzione molto più complessa del rimettere in scena
una performance, mettiamo, di Tino Segal. Quindi questa contraddizione, quindi il discorso quasi di sistema, come la vedi? Come vedi, ecco, questo punto? È interessante quello che hai detto. In effetti c'è un cambiamento di prospettiva e proprio di, direi, meccanismi desideranti rispetto all'opera. Se ci confrontiamo il tempo presente con appunto gli anni 70, quello che uno può ricordare o diciamo aver saputo. E, nei vostri discorsi, quello che ha detto Marcello prima, quello che hai detto tu, tornano alcuni punti sui quali mi piacerebbe fare un ragionamento breve. Feticizzazione del documento, del residuo, è una cosa, e reenactment, riproposizione un po' stucchevole, che insomma, adesso non mi ricordo chi citava l'esempio dei reenactment di Marina Abramovic, che con tutto il rispetto per una grandissima artista, ovviamente a volte appaiono come un tentativo di annullare il tempo intercorso fra il loro il momento in cui sono avvenuti per la prima volta. E, io propongo due ipotesi di lavoro, diciamo, per rispondere a queste due problematiche, cioè alla stucchevolezza del reenactment e alla feticizzazione del residuo, che sono due concetti, l'uso e l'incompiuto. Cioè, pensare che l'opera è quella cosa che, piuttosto che essere, diciamo, finalizzata ad una, proprio ad un completamento, ad una compiutezza, ad una chiusura formale e anche interpretativa, naturalmente, della cosa, cioè l'opera come appunto un oggetto conchiuso nel suo senso e nel suo tempo e nella sua forma, l'opera è un dispositivo aperto che ha delle valenze e che non ha necessariamente un autore unico. In questo senso l'idea della mente collettiva ovviamente è interessante, perché l'opera chiama altri artisti e non, diciamo, ha un'ulteriore forma di elaborazione, quindi di vita. Quindi è piuttosto un organismo che continua a vivere grazie ai contributi, diciamo, alle aggiunte, alle valenze. Cioè, quindi io vedo l'opera come un composto chimico che abbia valenze aperte e sulle quali valenze aperte si possono continuare a legare altri composti, altre particelle, che ovviamente, pur rispettandone la struttura iniziale, ne cambiano la forma, il senso e gli offrono una possibilità di tempo, no? Che è proprio quella, diciamo, dell'organismo. E l'uso. L'uso, c'è un bel libro di Agamben, per esempio, che racconta bene, che spiega bene Altissima Povertà, che spiega bene il rapporto che nella ideologia francescana c'era fra la proprietà e l'uso, e l'idea del vivere sine proprio. Allora, l'idea che l'opera d'arte possa essere quella cosa che è sempre aperta all'uso altrui, ma anche dell'artista stesso che l'ha fatta, diciamo, nel tempo, e agli altri, ovviamente, è, diciamo, scardina, disarticola il concetto di proprietà e quindi di chiusura all'interno di una, appunto, di un luogo e di uno spazio e di un tempo definiti. Perché la proprietà definisce questo, no? Una cosa che è di qualcuno, sta in un certo posto, e questa idea del vivere sine proprio, cioè dell'immaginare che le cose si possono usare senza possederle da un punto di vista proprietario, secondo me, ecco, disarticola quest'altro concetto, che è quello della feticizzazione. Quindi io vedo tutto ciò che, perché la performance ovviamente, come hai detto tu, io vengo da studi che non sono artistici, non ho mai saputo fare l'artista, per questo motivo forse mi interessa il campo largo della performance, lo raccontava Marcello, è una cosa dove è il viversi nel suo, diciamo, nella flagranza, no? Del suo manifestarsi nelle relazioni con gli altri o con se stessi. E quindi, diciamo, è facile per un artista come me non affezionarsi ad una tecnica, perché non ho mai saputo possederne una e quindi non, logicamente non ho mai avuto quel problema lì.
Però credo che comunque anche l'oggetto opera, la pittura, per esempio, possiamo concepirla da artisti non come l'obiettivo, un risultato, lo scopo finale della nostra azione, e quindi il suo risultato formale essere, e la sua ovviamente impatto estetico essere la cosa che desideriamo appaia, ma piuttosto utilizzarla pur rispettando e andando verso il massimo possibile della forma e dell'estetica, rispettare comunque quel punto di partenza, ma sempre pensare che l'oggetto, che quella cosa lì è uno strumento, non è un fine ma è un mezzo, è uno strumento per altro. E cito sempre l'esempio di quel bellissimo lavoro che aveva fatto Kjartansson alla Biennale qualche anno fa, dell'atelier in cui lui dipingeva, riproduceva il modello, quindi faceva delle proprie pitture, diciamo, col modello, diciamo, classiche, ma l'opera che tu, spettatore, vedevi, in cui entravi, di fatto era l'atelier, erano questi due uomini che vivevano insieme, e la pittura quindi era una parte, appunto, uno strumento, un gioco concettuale che apriva a un senso diverso, che ovviamente era compresa, no? La pittura era compresa in una cosa che riguardava le relazioni, con lo spazio, col tempo, con le persone che entravano dentro e così via. E io credo che questa idea dell'uso, no? Cioè che qualcosa può sempre essere usato, che l'opera è quella cosa che offre sempre la possibilità di riproporsi come strumento invece che come fine, e, a mio avviso, può anche aprire un sacco di ipotesi su come fare le mostre, su come incrociare, per esempio, l'attività espositiva con l'attività formativa, e come il corpo, per esempio, nel dispositivo mostra, il corpo del visitatore, in una situazione che è aperta, appunto, in cui delle componenti performative producono valenze, diciamo, ancora utilizzabili, appunto, il corpo stesso del visitatore diventa un elemento non più passivo che sta, diciamo, al di qua dell'opera e la guarda in modo passivo, ma diventa immediatamente, automaticamente, parte della cosa. E questo, insomma, credo che possa essere, diciamo, ci possono essere parecchi esempi. Io adesso non so se abbiamo il tempo, perché mi rendo conto che, però volevo farvi vedere di un progetto fatto a Palazzo delle Esposizioni all'interno di una mostra che era sulla storia dell'anatomia, una creazione di un teatro anatomico nel quale praticamente venivano fatte delle lezioni di disegno del modello nel mezzo della mostra, e c'erano degli studenti che partecipavano a queste lezioni, ma anche il pubblico, volendo, chiunque voleva, poteva prendere o disegnare sulle lavagne, o prendere un foglio e diciamo disegnare insieme agli studenti. E quindi c'era una relazione fra i corpi inanimati delle opere, i corpi dei modelli, ma anche i corpi dei studenti e visitatori che partecipavano a questo, diciamo, esperimento formativo, se vogliamo, laboratoriale formativo, in cui però cambiava sia la funzione mostra, quindi la funzione degli oggetti esposti, e in qualche modo cambiava anche la funzione proprio corporea, fisica, dell'attività del visitatore. Vabbè, insomma, potrei fare altri esempi, ma questo era uno di quelli che mi sembrano. Era proprio al centro della mostra, che chiaramente, diciamo, dove convergevano, insomma, tutti questi aspetti che stavo dicendo. Questo credo che sia proprio l'attitudine di pensare come la uso le cose che ho in mano, a disposizione, lo spazio, l'idea stessa di mostra, la didascalia, l'autorialità, il tempo della mostra, i visitatori, i corpi dei visitatori, come li uso? Come si possono usare? Questo è, diciamo, secondo me, il punto fondamentale che ci fa superare la chiusura feticistica sull'oggetto e anche la stucchevolezza ripetitiva di una cosa che sembra effettivamente semplicemente una riproposizione che cerca di annullare il tempo, l'invecchiamento, forse la paura della morte. No, è molto interessante questa idea di uso
Rispetto alla priorità, credo, almeno nella mia esperienza, che il problema nasce anche spesso dal non tanto la volontà dell'artista, ma quando questo l'impossibilità di far sì che le opere possano avere questo tipo di vitalità quando entrano nelle istituzioni. E quindi proprio perché è una giornata organizzata da Maci, credo questo è un aspetto molto molto importante e sarebbe utile proprio entrare in degli elementi, degli esempi specifici. E appunto citavo Simon Forti e l'acquisizione da parte del MoMA e i suoi Dance Constructions e di cosa questo ha comportato rispetto al, appunto, all'approccio che Simon ha nel suo lavoro, esattamente quello che tu hai descritto, e come il suo lavoro cambia e quanto diventa costretto una volta che entra dentro un museo, che ha il vantaggio di, o comunque ha il compito anche, di dover tutelare qualcosa e tenerla viva per i posteri, ma anche questo cosa comporta. Cioè questa idea di conservazione e tutela, certe volte, ha sì degli aspetti positivi, ma ci sono anche tanti aspetti molto problematici rispetto a quello che è un'attitudine, all'attitudine dell'artista. Quindi credo che ancora ci sia molta strada da fare rispetto all'apparente apertura da parte delle istituzioni verso queste pratiche performative e quella che poi è la realtà, nel senso che ancora oggi le grandi istituzioni appunto museali continuano a seguire delle classificazioni di medium assolutamente desuete, e quindi oggi un'opera d'arte che è un libro, che esiste dagli anni 60, ancora oggi va dentro la categoria di printed matter, di libri, e non di opere. Però il tempo è finito, e ringrazio Eva, Italo, Marcello e Cesare, e lascio di nuovo la parola a Marcella. Grazie. Grazie Luca, grazie Cesare, grazie a tutti. Effettivamente avete spalancato una voragine, perché sappiamo quanto, ad esempio, siano qualche volta anche affascinanti i racconti dei modi in cui le istituzioni si sono trovate a contrastare magari qualche volta le azioni degli artisti. Credo che tutti ci ricordiamo i racconti forse relativi, faccio un unico esempio, alla retrospettiva di Mario Merz a Guggenheim, nel corso della quale, durante l'allestimento, l'artista combinava i propri glu provenienti da collezioni diverse, e l'angoscia, il panico dei registrar preposti chiaramente alla conservazione di queste opere, che poi devono anche interrogarsi su come restituirle. Ma credo che questo è sicuramente un meraviglioso argomento magari per un'altra giornata di studio, perché effettivamente entriamo in un ambito amplissimo e assolutamente importante.